E poi salve a tutti i Breakers e benvenuti nella seconda parte dell'episodio 7 di Super Meat Boy. Ve l'avevo promessa e stavamo facendo una cosa che continueremo. Questo personaggio, allora ve lo faccio vedere qua. Allora, lui si sblocca prendendo 10 cerotti. Ecco, questo qua, Jill. Qual è il suo potere? Questo! Scorreggia in aria. E muore. No vabbè, a parte tutto, potrebbe essere utile a volte, anche se io non l'ho ancora mai usato per nessun livello. Abbastanza inutile, cioè mi pare una brutta copia del superpotere di Slidy. Per quello. Nonostante in questo livello mi sarebbe stata molto utile, lo ammetto. Però noi stavamo facendo una cosa. Stiamo facendo una cosa, la dobbiamo fare. Dai. Yeah. Vai cazzo. Zero morte, bitch. Ok. Olè. E questo è il terzo livello. È un po' particolare come terzo livello, questo lo ammetto. Olè. Spiacente Meat Boy, ma Bandage Girl è in un'altra warp zone. E tu devi andare alla fattoria di Salla. Stavo parlando. Alla fattoria di sale, perché noi siamo fini e diciamo fattoria di sale. Come cazzo si prende quella warp zone? Voglio la warp zone. Wow, c'è una chiave. Ok, è una di quelle cose che si fa a tempo. Vabbè. È stupendo! Come cazzo? Oh, addio. Cioè, ma lo vedete che i primi livelli di questo mondo sono i più difficili di questo mondo? Ma lo vedete? Lo vedete? Che non è che io dico cazzate. Ok. Ci ho messo un secolo, però l'ho fatto. La warp zone però sta qui. Me la devo ricordare. Ed è la warp zone rossa. Perché la viola l'abbiamo già sbloccata. Facciamo attenzione. Che al prossimo episodio magari vi porto sia il boss che il nuovo personaggio. Ok. No, non ok. Non ok. Oh cazzo. Oh. Non ho preso più però. Mind the gap.
Ah, ok. Ok, sto cazzo. Come... supponiamo di farlo questo livello. La warp zone l'abbiamo già presa. L'ho presa anche a più. No. No. Ok, questo livello sarà interessante. Wow. Wow, il pro, è da qui che si vede quanto uno è pro. È da qui che si vede, boss unlocked. Vi porta anche il boss oggi, non me ne frega un cazzo. Vai, veloce com'è. Come non so cosa. Magari non schiattare. Pro. 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 Oh. Semplice direi. Vertigo non lo riesco a fare, quindi andiamo a vedere così il boss. Brownie. Brownie, cosa sarà? Cos'è? Bandersquare, Dr. Fetus che sta al cesso. Sta davvero al cesso! Non dirmi che è quello che penso, Brownie! Non dirmi che... È un pezzo di merda. È Meat Boy versione merda. Se non ha funzionato col sale, cosa ti fa pensare che funzionerà? Cioè, non ha funzionato col sangue, cosa ti fa pensare funzionerà col sale? Dottor Fetus. Ok, allora. È fra me e Brownie, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oh, porca troia. Cazzo, Brownie è pro. Ma non mi farà sconfiggere da un pezzo di merda. Ma sa, a sto punto seguo davvero i suoi movimenti. Se non fosse stupido Meat Boy, certo. Ma lo è. Questo consideratelo uno speciale per i 100 iscritti. Solo perché vi voglio bene, sto picchiando un pezzo di cacca. E ho... cippa di 2 euro che non sei altro. Brownie. È di una difficoltà disarmante questo livello. Peggio di Chad e Lil Slugger messi insieme. E non sto nemmeno combattendo. Ok, no, vabbè, adesso faccio il serio. Adesso faccio il serio. Chissà se c'è come personaggio Brownie. Ciammia, 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 ciammia. La marocca. Mi sa che il sale è un po' più versatile del sangue. E il dottor Fetus mi sa che lo sa anche. Ma lui salta meglio di me. Lui è un pro. Scusa, Bandage Girl e il dottor Fetus dove cazzo sono? Eh no! Stavolta ti rincorro, pezzente.
cazzo! La rabbia che mi sta salendo dentro! È difficilissimo! Ecco, intanto vale la pena suicidarsi. Ma è difficile, cazzo, è difficile, difficile serio. Ma cazzo, cioè... è sbattuta la testa? Testa di cuore? Cosa pensavate stessi per dire? Non sono mica così volgare io. Sono peggio quando voglio. E quando mi vuoi fare il coglione. Coglione. Testa di cazzo, figlio di puttana che non sei altro. Brony ti verrà a prendere da tanti di quei calci in culo. Capite perché io mi incazzo? Oh! Il pro! Muoio sempre lì. E quella è la fine, quella è la fine del livello, lo so che è la fine, perché il quadrante del livello è finito in quel punto. Brony, io ti prenderò a così tanti calci in culo, ma così tanti calci in culo. Giuro che non sarai più un pezzo di merda, sarai il ricordo di un pezzo di merda. Sarai cenere che puzza. Pezzo di cazzo! Ti supero! Esci! Cosa cazzo è sto punto? Anche lui sta avendo problemi! Anche lui sta avendo problemi! Ce l'ho fatta! Muori! No! Mito, ma non dovevi salvarlo quel coglione? Eh? Vabbè, già che ci stai, salvalo, che ti devo dire? No! Pezzente, un dottor Fetus! No! Brony, non morire! Brony! Pezzente di merda, la pagherai per questo, Fetus! Cos'è, un dispositivo di distruzione di massa? Cosa? L'inferno? Siamo davvero morti? Cosa?